Buongiorno, 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 buongiorno a tutti ragazzi, il vostro Seb Barzillotto, Seb Barzillotto delle colline. Allora, eccoci qua, ancora questo lunedì di calcio, per fortuna. Ah, scusate, scusate, questa la tolgo, la tolgo, ormai sta diventando una seconda pelle queste cazzo di troiai qui, stanno diventando una seconda pelle, non ci riesce più a levarcele, non ci riesce più. Buttarle questi cazzi. Vabbè, siamo semi lockdown, semi domiciliari. Va bene, ma perlomeno parliamo di calcio. Perlomeno questo non ce l'hanno tolto. Parliamo un po'. Questa sera abbiamo, come potete vedere, ho già addobbato tutto. Abbiamo Milan-Roma. Gara fondamentale, ragazzi. Scusate, sono anche un po' incazzato in questa situazione, in questo periodo di merda. Allora, appunto, meno male c'è un po' il calcio. Parliamo anche un po' di cose più divertenti. Poi parleremo, come ho già fatto anche il video l'altro giorno, parleremo anche di cose più serie, il mio parere e tutto il resto, ok? Allora, questa sera abbiamo scontro contro i Lupacchiotti da Roma. E partita non facile, non facile davvero. La squadra sta attraversando un buon momento, non come noi, ma insomma, sono una squadra che sta trovando una quadratura. Abbiamo visto anche in Europa League, il campionato va benone. Giocatori da tenere d'occhio, avete visto Mkhitaryan, lo stesso Dzeko, anche lui da tenere d'occhio e molto. E niente, speriamo che i ragazzi facciano una bella prestazione. Pioli metta in campo la migliore formazione, abbia dato tranquillità e serenità al gruppo, consapevoli di giocarsela, che ce la possiamo giocare contro chiunque, non dobbiamo avere paura di nessuno. Ma penso che i ragazzi lo sappiano perché se lo stanno dimostrando, sono sempre vogliosi. Hanno sempre fame di vittoria. Scusate se dondolo un pochino dondolo oggi, scusatemi se mi do perché mi dondolano, allora dondolo anche io. Vabbè, e niente, però notizia proprio di mattinata, avevo appena finito di addobbare tutto per questa merda di video, ho finito di addobbare tutto. Che succede? Comunicato stampa. Due positivi Covid-19 Milan. E chi siamo? Vediamo chi sono. Donnarumma e Auge. Poi, ora proprio che si tornava in Auge in Europa, in Italia, ce lo vanno a levare. Ce lo vanno a levare. Ma vaffanculo. Subito ho pensato, questi giorni sono stati scappati fuori due positivi della Roma. E che fanno? Lunedì mattina pareggiamo conti, due positivi anche del Milan. Ma possibile? Possibile, ne va bene una, ma dobbiamo dimostrare di essere più forti anche della sorte. Dobbiamo vincere anche la sorte, mandare a fanculo ogni cosa, ogni situazione, ogni avvenimento, ogni cazzo di cosa. Oggi è tutto un cazzo, dondolo. Mi dondolano tutto un cazzo, ok? Va bene. Comunque, ragazzi, non voglio stare più di tanto a questo video. Prepariamoci per questa partita. Io sono carico, incazzato nero come un verre incalorito, come un muflone di montagna, a montone a monta. Sono incazzato nero. Vediamo cosa cazzo ci facciamo questa sera. Contro tutti e tutto. Contro tutti e tutto, continuiamo. Facciamo vedere che non ci vogliamo fermare ora, nonostante i positivi, gli infortuni, i torti e quant'altro. Ok? Dimostriamo di essere squadra anche stasera. Comunque, se dovesse andare male, voglio perlomeno che sudate quelle maglie. Quelle maglie devono uscire, sudate, fradicie. Inondate, quelle mani complete devono uscire inondati. Voi dovete grondare come le cascate. Dovete grondare perché possiamo perdere tutto quanto, va bene, sono d'accordissimo, però mai arrendersi. Fino all'ultimo dobbiamo lottare, fino all'ultima goccia di sudore.
Ok, la vostra Sebarzi è tutto per oggi. Piccolo sfogo calcistico e non. Ci vediamo per altri video, magari qualcosa prima della partita. Vediamo un po' come va la giornata. Un saluto, iscrivetevi, mettete like. Dai ragazzi, vi prego, muovete qualche ditino, non vi costa nulla. Ok? Ciao. Ah, è sempre Forza Milan, eh? Ciao.